Andiamo a Valencia. Sì, oggi vi porto a Valencia. Valencia, che è una delle città più amate di Spagna da parte degli italiani, che arrivano tantissimi tutto l'anno per tanti motivi, un po' perché gli appassionati di moto hanno il Gran Premio, un po' perché la città è veramente amata proprio da noi italiani. Come abbiamo fatto per altre città, Londra, Barcellona, Lisbona, finora utilizzeremo Google Maps per vedere un po' come è fatta la città di Valencia, vedere come sono divisi i quartieri, vedere i trasporti, cose da non perdere, insomma cercherò di mettere dentro un po' tutto. Ti ricordo prima di tutto di iscriverti a Super Travel Club, la community di viaggio e crescita personale più figa d'Italia. Siamo oltre 650 persone già iscritte alla parte completamente gratuita. Il link è qui sotto in descrizione. Destinazione Italia, destinazione mondo, interviste con expat, corsi veri e propri, crescita personale, insomma tanto tanto contenuto. Che arriva anche negli estratti, nella parte completamente gratuita. Intanto orientati appunto lì iscrivendoti gratis con il link che trovi qui sotto in descrizione. Come abbiamo già fatto con le altre città, cominceremo anche con Valencia sui trasporti. Intanto cerchiamo di localizzare Valencia e andiamo subito direttamente su Google Maps. Allora, Valencia, come la puoi vedere, puoi vederla, è ben sotto Barcellona, ma è comunque più in alto, più a nord rispetto all'Andalusia. Diciamo che se vuoi localizzare al meglio Valencia, puoi pensare che Valencia sia davanti a Ibiza. Ibiza noi la pensiamo sempre molto vicino a Barcellona, la realtà è che è un'isola che si trova proprio davanti, le isole Baleari si trovano proprio davanti, soprattutto Ibiza e Formentera, a Valencia e alla zona appunto di Valencia. Tra Alicante e Valencia c'è proprio tutta la parte dell'Ibiza e Formentera. Detto questo, fa parte di una regione, la regione valenciana, che fa regione a parte, che una volta storicamente era all'interno della Catalogna, quindi anche la lingua di Valencia, il dialetto di Valencia è molto simile al catalano, se non praticamente certe cose quasi uguali. Detto questo, andiamo a fare uno zoom sulla mappa e cerchiamo di capire com'è Valencia. Non è una città grande, è una città vivibile, facile da visitare. La prima cosa che andiamo sempre a vedere è dov'è l'aeroporto, se è comodo, scomodo, eccetera, eccetera. Come puoi vedere, qui lo troviamo leggermente sulla sinistra, il centro storico è qui. E avrai già capito che appunto l'aeroporto di Valencia è a un tiro di schioppo molto molto vicino al centro storico di Valencia. Quindi molto comodo, il che significa anche spesa minore, perché le possibilità per raggiungere il centro storico di Valencia sono molteplici e tutte anche a buon mercato. Addirittura abbiamo anche una linea della metropolitana, e la possiamo vedere qui, vedete? Airport. Se noi ci proviamo a cliccare sopra, vedete che partono due linee, addirittura le due linee della metropolitana di Valencia, non è che ne ha così tante, la linea verdina e la linea verde e la linea rossa, che entrambe dall'aeroporto fanno lo stesso giro e poi fermano. Diciamo che il centro storico non è molto servito dalla metropolitana, anche perché dopo girarlo non conviene utilizzare la metropolitana per il centro storico, ma c'è la fermata che è, ok, Chativa. C'è questa X davanti alla catalana, immagino che si dica così, o se non vi fidate assolutamente, comunque è la fermata che è davanti alla stazione dei treni. E qui praticamente è il secondo modo in cui potete arrivare. Se arrivate con alla stazione principale di Valencia, siete praticamente in centro, siete a un passo dalla piazza dell'Ayuntamiento, del municipio, e appunto c'è la fermata della metropolitana lì. Se arrivate dall'aeroporto e alloggiate in centro, in uno dei quartieri centrali di Valencia, a questo punto dovete scendere lì. Se invece alloggiate verso il mare, dovrete allora prendere la metropolitana giusta e prendere la verde, non una a caso, ma la verde che va verso, diciamo, il molo nuovo sportivo, lo vedremo verso la spiaggia della Malvarosa, e perché l'altra, la rossa, invece va, gira sotto e poi va verso nord, come vedete, quindi non è molto comoda, soprattutto a meno che non stiate proprio in uno dei quartieri che sta a nord-est della città, che però non te li citerò nemmeno perché sono quartieri residenziali e quindi non te li citerò. Poi per arrivare dall'aeroporto potete utilizzare una linea di bus, dovrebbe essere
la 150, ma controllate sul sito dell'aeroporto, mi raccomando, che ogni 25 minuti vi porta in centro, c'è comunque una linea unica che va in centro. Poi anche, cioè, essendo così vicini, c'è anche la possibilità del taxi. Se avete un minimo di budget in più, è chiaro che un taxi dall'aeroporto al centro di Valencia, più o meno 25-30 euro, una cifra assolutamente abbordabile. Per cui dopo, se siete più distanti, fate i vostri conti, ma di media, a seconda degli orari, del numero di bagagli, eccetera, però di base è fattibile, era per questo. Dopo, per quanto riguarda invece muoversi in città, i trasporti che potete utilizzare sono appunto la metropolitana, ma ve la sconsiglio perché non è molto comoda e ha due linee e basta, e serve più per fare spostamenti di un certo tipo. Poi ripeto, dipende dove siete, però centro storico, spiaggia e quartieri da vedere che ti citerò, la metropolitana non serve a nulla. Quindi ti dico bus tutta la vita, costano poco, 1,50 euro se non erro, ma non dovrebbe essere aumentato rispetto all'anno scorso, 1,50 euro il biglietto del bus, e oppure a piedi, perché ci si può muovere a piedi tranquillamente nel centro storico, perché ripeto è contenuto e assolutamente girabile a piedi. Anzi, se stai nel centro storico e alloggi nel centro storico, assolutamente a piedi sempre, non prendere abbonamenti vari eccetera. Un'altra possibilità che ti consiglio assolutamente è quella della bici. Valencia è una città sostanzialmente piana, totalmente piana, quindi è molto molto comodo, trovate tanti noleggi bici. Ve ne ho consigliato uno nel video che vi passo qui sotto in descrizione, dove appunto parlavo, ci sono due video che vi metto qui, un video più vecchio che era Weekend a Valencia, trasporti e cosa vedere, sempre valido in linea generale, ma andate a controllare i prezzi, vi parlavo anche di abbonamenti eccetera eccetera. E poi soprattutto quello più aggiornato dopo la mia nuova visita a Valencia di agosto 2021, quindi l'anno scorso, qualche mese fa, feci il video a settembre, Valencia, 7 esperienze che ti faranno innamorare. Una di queste era proprio la bici e ti consiglio un noleggio bike che abbiamo provato e con cui ci siamo trovati veramente, veramente bene. Ed è in centro, comodissimo, per ritirare tutto a prezzi super onesti. Quindi bici rimane per me un mezzo assolutamente valido per visitare Valencia. A questo punto cominciamo a vedere i quartieri sostanzialmente. Andiamo a vedere i quartieri e cominciamo dalla città vecchia. Allora, qui siamo in centro a Valencia. Allora, come detto, ti prendo la stazione dei treni, la stazione principale di Valencia Nord, che è la stazione principale che arriva proprio in centro a Valencia. Arriva al limitare del centro storico. Come vedi, il centro storico non è un cerchio, ma quasi. Questa sorta di ovale cerchio è la città vecchia. All'interno ha diversi quartieri, chiaramente, come il Barrio del Carmen, che è a nord, eccetera. Però dentro questo cerchio c'è appunto la città vecchia. Cioè, la città vecchia significa che c'è la cattedrale, c'è il mercato centrale, ci sono tante delle cose che andrai a vedere, e le varie piazze, eccetera, eccetera. Ripeto, se arrivi zona stazione, e dove passa anche la metropolitana, dove scendi sostanzialmente dall'aeroporto, sei praticamente attraversi la strada e sei in centro storico, perché come vedi qui c'è la fermata della metropolitana, qui c'è la piazza dell'Aiuntamento. Cioè, a piedi saranno veramente 5 minuti. Il tempo di, cioè, se trovi verde il semaforo di attraversamento della strada, sono veramente 5 minuti, e da lì poi sei praticamente in centro. Stradine strette, piccole, però tutte molto belle, quindi se alloggiate qui nel centro storico siete proprio nel clou della vita di Valencia, anche dei locali, eccetera, eccetera. Nella parte nord del centro storico abbiamo questo barrio che è famoso, il Barrio del Carmen, è famoso anche per i suoi murales, tutto nella parte, diciamo, se vedete il video che vi ho citato, delle 7 esperienze, sicuramente vi faccio vedere anche i murales che ho visto, tutta nella zona appunto nord del centro storico, ve la localizzo bene, vi faccio anche vedere i vari murales, quindi guardate quel video perché è importantissimo, sulle cose da fare, cose da vedere. Questo video non ci soffermeremo molto sulle cose da fare, da vedere, ma voglio darti un'idea di come è divisa la città. A questo punto ci spostiamo dal centro storico e parliamo di Turia. Turia che cos'è? Turia è sostanzialmente il fiume che attraversava Valencia. Vedi questa grande striscia verde? Questa grande striscia verde era il Turia, sostanzialmente. Purtroppo Valencia subì nel secolo scorso una grave inondazione, cioè il centro storico fu inondato da una piena, il Turia saltò gli argini,
e morirono un sacco di persone nel secolo scorso. E purtroppo si prese la decisione, non bellissima effettivamente, ma che comunque forse allora andava presa, perché non c'erano i mezzi altrimenti per fare altre scelte, di deviare il corso del Turia. Praticamente hanno deviato il fiume dal centro storico, e quello che c'è rimasto era un letto di un fiume. A quel punto cominciarono ad arrivare proposte assurde, lo dico anche in quel video là, e si pensò addirittura di fare un'autostrada. Assurdo, allucinante. Vinse la popolazione e si è fatto quello che adesso è, secondo me, una delle cose più belle che può avere una città. È un grande parco. Il Turia è un grande parco verde. È un enorme parco verde lunghissimo, pieno di campi sportivi dove giocare, tennis, calcio, calcetto, basket, pallavolo, c'è di tutto. Per fare attività fisica ci sono palestre all'aria aperta, ci si incontra per fare yoga, insomma è bellissimo, è un'attrazione in sé. Quindi tu questa striscia verde che tu vedi, la puoi passare con tutti i vari ponti che raggiungi facilmente quando visiti Valencia, ti danno la possibilità di vedere anche una zona di Valencia che è un quartiere. Io il Lungo Turia lo considero quasi un quartiere, che è una vera attrazione di Valencia, è imperdibile il quartiere, il Lungo Turia in un certo senso, ed è molto molto gradevole soprattutto nei mesi di caldo, perché è un posto dove hai del refrigerio sicuramente. Poi guardiamo la parte sud a sud rispetto al centro storico. Abbiamo praticamente la zona della stazione, di fianco alla stazione, la parte est, a, se guardi proprio la mappa da sopra, a destra della stazione, abbiamo due quartieri che sono abbastanza residenziali, che sono le Champs e la Gran Via. Non che abbiano cose bellissime, ma hanno dei bei palazzi. Se vuoi fare un giro in bicicletta in quelle zone, sono comunque zone che hanno dei bei palazzi storici. C'è poi però a sud, leggermente a sud, ma a due passi dalla stazione di Valencia Nord, uno dei quartieri che è da visitare assolutamente, che è il quartiere di Ruzzafa, scritto, è il quartiere degli artisti di Valencia. Anche qua abbiamo un mercato assolutamente da visitare, storico, uno dei più vecchi, anche proprio a livello architettonico molto stile Liberty, e soprattutto una serie di murales, come dicevo, che sono creati da artisti importanti di tutto il mondo. Quartiere alternativo sicuramente, Ruzzafa, un quartiere dove fare anche serata, In alcuni locali. Sicuramente è un quartiere giovane, un quartiere dove forse anche i prezzi sono un pochino più bassi rispetto al centro storico, ma ripeto, è comunque una città spagnola che non ha prezzi alti. E Ruzzafa è assolutamente un quartiere piccolino, perché lo vedi qua, si chiude tra due strade, tra la Gran Via del Marques del Turia e l'Avenida de Peris y Valero. Sostanzialmente queste due grandi strade che entrambe portano verso il Lungo Turia, qui chiude la linea delle Champs, la diagonale delle Champs, ci sta il quartiere di Ruzzafa. Ripeto, piccolo, visitabile in 2-3 ore se non ti fermi a mangiare, eccetera, però assolutamente da visitare. E lo trovi, ripeto, anche questo a piedi, sostanzialmente a distanza di piedi. Con una bici sicuramente fai molto molto presto per raggiungerlo al volo. A questo punto continuiamo e ci spostiamo verso la parte marittima di Valencia, perché Valencia è una città che è sul mare. Abbiamo il molo sportivo, lo vedete qua abbiamo, sempre prendiamo in considerazione il centro storico, che è questo, e a est del centro storico, nella zona a est del centro storico, abbiamo il quartiere marittimo con il molo nuovo, il molo moderno, la marina moderna, diciamo, dove c'è anche parte del circuito appunto che viene utilizzato per il Gran Premio delle moto, credo, e da lì comincia poi le spiagge, perché Valencia ha una lunga spiaggia che è la spiaggia della Malvarrosa. Poi in alcune zone si chiama in maniera diversa, ma genericamente questa lunga spiaggia è chiamata Malvarrosa ed è considerata a livello proprio mondiale una delle spiagge cittadine più belle di tutte, di tutto il mondo. Se tu guardi le spiagge cittadine, le classifiche per quello che contano, la Malvarrosa è sempre tra le prime 10 spiagge cittadine. Il mare a Valencia non è mai eccezionale,
Non stiamo parlando di un mare meraviglioso, ma la spiaggia è molto attrezzata bene. Se avete un'idea della nostra Riviera Romagnola o della nostra Versilia, nei punti più belli, ecco, la Malvarrosa è questo. Dietro ha un bellissimo paseo, un bellissimo camminamento, sia per le bici che per andare a piedi, con una serie di ristoranti, i famosi ristoranti di paella, di marisco, ma o paella originale di Valencia, la valenciana, sono lì. Mi viene in mente la Pepica, un locale storico frequentato da Hemingway, molto turistico, e proprio all'inizio della spiaggia della Malvarrosa, non lontano dal molo, ma anche Casa Carmela, uno dei miei ristoranti preferiti per mangiare la paella a Valencia, storico ristorante aperto all'inizio del secolo scorso, è quasi alla fine della Malvarrosa, quindi vi fate una bella passeggiata, così vi do anche qualche consiglio random. Questa è la zona di mare. Se volete fare una giornata di mare a Valencia, per me è fattibile anche durante l'inverno, perché non prenderete il sole, ma la zona è molto molto bella, soprattutto nel weekend è molto frequentata, quindi è molto carina, sembra di essere sostanzialmente al mare, ed è a bicicletta, sono 20 minuti sostanzialmente, in bicicletta 20 minuti, in autobus circa uguale, 10-15 minuti di autobus dal centro. Fattibile anche a piedi con una bella passeggiata, non te la consiglio, magari è meglio andarci in bicicletta o con il bus. Quindi abbiamo visto anche la zona del mare e adesso ci spostiamo in una delle zone più amate dagli italiani quando vanno a visitare Valencia, che è la città delle arti e delle scienze. Facilmente localizzabile perché la troviamo alla fine del Lungoturia, sostanzialmente tra il Molo Nuovo e la fine di questa quartiere in un quartiere, questo grande letto del fiume verde che appunto finisce e affianca, in realtà non finisce proprio lì, affianca la città delle arti e delle scienze, poco dopo finisce, e facilmente raggiungibile in bus, assolutamente molto facile da raggiungere in bus, se hai la bici è facilissimo, veramente 10 minuti dal centro storico per raggiungere la città delle arti e delle scienze, e qui sei nel quartiere visionario ma bellissimo creato dall'architetto Santiago Calatrava. Ti faccio vedere due immagini, l'avrei visto mille volte, con i vari ponti eccetera eccetera. Qui l'architetto valenciano, appunto Santiago Calatrava, ha creato una città nella città. Per chi è stato nella zona di Reggio Emilia e ha fatto l'autostrada del Sole A1 avrà visto il ponte all'uscita proprio dell'autostrada A1 di Reggio Emilia e avrà trovato delle assonanze importanti con i ponti e le architetture che vede a Valencia, e appunto l'artista è lo stesso, Santiago Calatrava, e quindi anche il ponte a Bilbao, se qualcuno è stato a Bilbao, insomma è un artista, una delle famose archistar mondiali, e qui a Valencia, città sua, ha dato il meglio di sé e aveva anche la possibilità di farlo perché ha avuto carta bianca sostanzialmente. Quindi città dell'arte e delle scienze con l'Oceanographic, ovvero l'acquario, con il Museo delle Scienze che consiglio a tutti perché è divertentissimo, abbiamo l'Hemispheric, abbiamo tante cose da vedere lì, abbiamo il cinema IMAX, quello a 360 gradi, insomma è un vero e proprio parco divertimenti che non è a pagamento per entrare, sostanzialmente le architetture le puoi vedere, sono a pagamento i vari padiglioni, cioè se vuoi andare all'Oceanographic paghi, se vai al Museo delle Scienze paghi, ma se vuoi passeggiare nel quartiere molto moderno e ti sembra di essere nel futuro, sicuramente quello è gratis sostanzialmente. E come ha detto lo troviamo nella parte sud della città, ma vicinissimo al centro storico, alla fine quasi del Lungoturia. Poi andiamo avanti con l'ultimo quartiere, l'ultima zona che ti voglio consigliare, che è leggermente fuori di Valencia, ma è quasi obbligatorio andarci se vai a Valencia. Se hai un weekend, venerdì, sabato e domenica, magari no. Ma se hai 4-5 giorni, una giornata la devi dedicare al lago e al parco naturale dell'Albufera, che è a sud di Valencia. Allora, se hai una bicicletta con il cambio e hai una buona gamba, puoi raggiungere tranquillamente l'Albufera in bicicletta. Se hai una bicicletta elettrica è facilissimo, se no bus dal centro di Valencia e in 20 minuti, 25 minuti di bus sei nel centro appunto di questo parco naturale, nella zona del Palmar, e da lì poi ti muovi prendendo anche magari le barchette che ti,
ti portano a visitare appunto il parco naturale dell'Albufera, che è uno dei posti in Europa dove nidificano una marea di uccelli durante, poi dipende dai periodi, d'estate c'è molto meno rispetto all'inverno dove c'è molto molto di più. È molto particolare perché abbiamo questo lago di acqua dolce dove si coltiva anche il riso, e poi abbiamo una sottile striscia di terra, proprio di terra, non c'è abitato, e poi il mare, quindi acqua salata e acqua dolce che quasi sono collegati, anzi per alcuni canali poi sono collegate e si mischiano, e qui abbiamo creato un ambiente meraviglioso. Secondo me per una giornata qua è pazzesco. Vuoi un plus per questa gita giornaliera? Qui è nata la vera paella. Qui è veramente il posto dove storicamente i valenciani vanno a mangiare la paella se vogliono mangiarla della tradizione. Al Palmar ti ho già consigliato nell'altro video un ristorante che è Matteo, che è uno dei ristoranti storici dove mangiare la paella, e ripeto, da Valencia in 20-25 minuti di bus ci sei, è fattibile anche con il taxi se hai del budget, c'è un 40 euro sostanzialmente per arrivare all'Albufera. Prenota assolutamente se vuoi mangiare la paella perché la richiesta è alta, e sei in mezzo alla natura, la laguna, se sei amante di tutto quello che è il bird watching eccetera, è il tuo posto. Zona anche se ti sposti per fare magari un po' di mare, ma più giù perché cominciano le spiagge, ma il clou di questa cosa qui è, di questa zona qui, è proprio il lago e il parco naturale dell'Albufera e la gita in barca per vedere un po' gli uccelli che nidificano in quel periodo in cui andrai tu. Ok, abbiamo fatto un excursus di Valencia, non sono riuscito a non darti anche qualche consiglio, magari ti ho dato qualche consiglio che ti avevo spiegato meglio negli altri video, quindi rimangono comunque gli altri video assolutamente da vedere. Torniamo quindi sul mio faccione, ti ricordo che se ti sto aiutando in qualche modo puoi sostenere il progetto Viaggio Vero con una piccola donazione, un euro o due, con il pulsante grazie che trovi qui sotto, oppure abbonandoti a 99 centesimi, niente, al mese, che però per te è meno di un caffè, ma per il mondo Viaggio Vero è tanta roba, perché se siete in tanti io posso fare sempre più video e aiutarti sempre di più, posso dedicare più tempo e magari anche a risponderti più di più quando parliamo, quando mi fate le domande eccetera eccetera. Ripeto, pulsante grazie qui sotto, super grazie e già vi ringrazio, oppure l'abbonamento e anche per quello già vi ringrazio. Vi ricordo, prima di andare in conclusione, darvi le ultime risorse, che è nato anche il canale Telegram delle offerte di Viaggio Vero, con le migliori offerte che trovo del mondo dei viaggi, riguardano appunto trasporti, hotel, oggetti viaggio, valigeria, tutto ciò che è utile per quanto riguarda il mondo dei viaggi. Te ne passo 4 o 5 al giorno, e l'iscrizione al canale Telegram delle offerte, che si chiama appunto Viaggio Vero le offerte, completamente gratuito, è qui sotto in descrizione. E a questo punto, se hai fatto 30, 31 e 32, fai anche 33 con il pollicione verso l'alto, perché aiuta a crescere il canale, mi fai tanto tanto felice. Se non sei ancora iscritto, iscritta al canale YouTube di Viaggio Vero, è il momento di farlo. La faccione sorridente che vedi qui sotto è anche il logo di Viaggio Vero, ci clicchi sopra e clicchi anche sulla campanella che appare subito dopo, perché in questo modo riceverai tutte le notifiche ai video che andrò a pubblicare. E a questo punto io ti auguro buon soggiorno, buona vacanza nella bellissima e meravigliosa Valencia. Io sono Cristiano, ciao da Viaggio Vero.